Via. Gloria al Signore Gesù Cristo. E questo momento lo voglio molto ringraziare con tutto il cuore, se Lui vorrà, anzi che già è definito domani, per grazia raggiungerà un altro traguardo, per grazia perché il Signore è buono. E lo voglio lodare, lo voglio benedire in questo momento con un canto il cui titolo è Tu sei degno. Alleluia, la versione originale è Revelation Song di Cary Jobs. Ma lo canterò in italiano, gloria al Signore Gesù Cristo, perché solo Lui è degno di lode e di onore. Alleluia. E voglio, prima di suonare questo canto, con la sua lode e gloria, voglio leggere qualche versetto, libro di Apocalisse. Alleluia. Leggiamo da qualche versetto, il capitolo 5 dice, versetto 4. E io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: Non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi, ed ecco in mezzo al trono i 4 esseri viventi, e in mezzo agli anziani stava ritto un agnello, come se fosse stato immolato, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. E gli venne presi il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ci hai fatti re sacerdoti, per il nostro Dio regneremo sulla terra. Alleluia, alleluia. E quando vidi e udì, quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono agli esseri viventi e agli anziani, il loro numero era di miriadi e di migliaia che dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E udì ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che dicevano: A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, la gloria, la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano: Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia, voglio lodare e benedire il mio Signore Gesù Cristo, perché Lui è degno di sovrana lode. Lo voglio lodare veramente, lo voglio benedire, perché se sono oggi vivo, e se sono nella fede soprattutto, è per grazia ancora oggi, perché io sono veramente una schifezza, una nullità. Non lo voglio dire per farmi modesto qui adesso, per un falso umile, ma perché è la verità. E lui ancora mi sopporta e non mi caccia via, perché Gesù mi ama. Io lo voglio lodare, lo voglio benedire in questo momento insieme a tutti voi. Quindi anche tu, se ti senti perso, alleluia, nei peccati, ritorna a Gesù Cristo, e lui è pronto a stendere ancora il suo braccio, alleluia, per riprenderti nei suoi cortili, perché Gesù ci ama davvero. Il Signore Gesù ci ama tanto. Non possiamo fare niente per ricambiare il suo amore. Che lui veramente possa toccare il nostro cuore e farci piangere davanti a lui. La cosa più bella è questa, piangere davanti al Signore. E Dio ti benedica. Santo,
sto sorprendente, è il nome di Gesù. Che Lui mette nel nostro cuore, alleluia, per tutto quello che Lui ha fatto, alleluia, perché ha pagato un prezzo grande per il nostro riscatto, e il Signore ti strabenedica grandemente, perché Gesù è il senso della vita, conoscere ogni giorno, alleluia, Dio ti benedica. Amen.